Questa è la storia di Venezia, quarta parte dal 1009 al 1094. Alla morte di Pietro II Orseolo gli succede suo figlio Ottone, che rafforza la posizione della dinastia sposando nel 1011 la sorella del re d'Ungheria Stefano I e promuovendo nel 1018 il fratello Orso, neppure trentenne, a patriarca di grado, e facendogli succedere alla sua cattedra Torcelliana l'altro fratello ecclesiastico, Vitale Orseolo, di soli 20 anni. Questo fatto causa le proteste del patriarca di Aquileia Poppone, che denuncia le irregolarità di queste elezioni e in risposta salta a quindi grado, approfittando del fatto che il doge e il patriarca Orso erano stati esiliati in Istria perché non graditi a Venezia, per via del loro potere. L'attacco di Aquileia gioca però in favore di Ottone, impegnato intanto nella difesa vincente di Zara contro il re di Croazia, viene richiamato a Venezia. Viene però nuovamente deposto nel 1026 in una rivolta guidata da Domenico Flavanico. Lo catturano, gli tagliano la barba e lo esiliano a Costantinopoli. Viene eletto Pietro Centranico, che però si trova presto in una posizione decisamente precaria. Dall'Ungheria, re Stefano, istigato dall'Orseolo e proclamandosi difensore dei loro diritti, inizia a minacciare la Dalmazia veneziana, mentre il cognato di Ottone, diventato imperatore d'Oriente col nome di Romano III, preme su Venezia per favorire il ritorno della famiglia dell'ex doge. L'Orseolo, approfittando dell'assenza di Domenico Flavanico, protettore del doge, passano all'azione e catturano nel 1031 Centranico, gli tagliano la barba e lo esiliano. Alla cacciata di Centranico, il patriarca Orso richiama subito dall'esilio suo fratello Ottone per fargli riassumere il ducato. Ottone però rifiuta, preferendo rimanere a Costantinopoli, affidando la reggenza a Orso in attesa che la situazione diventi più favorevole per il suo rientro. Ottone però muore nel 1032, senza aver indicato un erede, e suo fratello Orso perde quindi la base per la sua reggenza. Nella sua qualità di patriarca, Orso si affretta allora ad incoronare doge il nipote Domenico Orseolo, nella speranza che, presentandosi a cose fatte, l'assemblea popolare approvasse la successione. L'assemblea però si solleva contro Domenico, costringendolo alla fuga verso Ravenna. Ed esasperata dalle continue rivolte e contese dinastiche, decreta, con quella che viene considerata la prima legge costituzionale dell'ordinamento veneziano, il divieto perenne della pratica di associazione al trono dei Codux, quindi impedendo l'ereditarietà del titolo di doge. Ad affiancare il doge, da ora in poi ci saranno due consiglieri ducali, incaricati di sorvegliarne l'operato. Viene eletto doge proprio Domenico Flabanico, che viene richiamato in città. Il ducato di Flabanico trascorre tranquillo e nel 1043 gli succede Domenico I Contarini, che si trova nel 1044 ad affrontare l'occupazione di grado da parte del patriarca di Aquileia Poppone. Poppone, determinato a porre fine al patriarca rivale, commette crimini disumani, incendiando case e chiese, depredando il poco che aveva lasciato nelle incursioni precedenti e distruggendo in segno di sacrilegio gli altari, tanto da meritarsi la minaccia di scomunica da parte di Papa Benedetto IX. Morto Poppone nel 1045, il doge Contarini invia la flotta a riprendere la città. Interviene poi in Dalmazia, dove il re croato Pietro Crisimiro IV aveva spinto Zara a scacciare il conte veneziano Orso Giustinianin, occupandola poi. Zara viene quindi ripresa e il doge si posiziona come conte suo figlio Marco. Il doge Contarini ottiene intanto titoli dall'imperatore bizantino Costantino IX. Sperava nell'aiuto veneziano contro i Normanni che stavano minacciando i possedimenti bizantini nell'Italia meridionale. La richiesta d'aiuto suggerisce il riconoscimento della crescente potenza veneziana manifestata esteriormente dall'avvio dei lavori di costruzione della Basilica di San Marco, inaugurati nel 1050. Anche Papa Leone IX cercava l'alleanza di Venezia contro la minaccia dei Normanni, visita la città nel 1051 ma non ottiene nessun aiuto concreto. Sconfitte nel 1053 le truppe papali nella battaglia di Civitate e conquistata Bari, ultima roccaforte bizantina, i Normanni vittoriosi ottengono alla fine il riconoscimento papale del loro dominio sugli ex possedimenti bizantini dell'Italia meridionale. Questo è l'ultimo di una serie di attriti tra Roma e Costantinopoli, che si rivolta il 16 luglio del 1054 col grande scisma tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse. Alla disperata ricerca di alleati contro i suoi nemici orientali e occidentali, dovendo fronteggiare l'invasione dei turchi e non avendo ricevuto alcun aiuto da parte di Venezia contro i Normanni, l'imperatore bizantino Romano IV si decide quindi nel 1069 di riconoscere Pietro Crisimiro re di Croazia e di Dalmazia, ponendo così le basi per i futuri conflitti sui possedimenti dalmati di Venezia. Romano viene deposto poi nel 1071 dopo la disastrosa sconfitta bizantina nella battaglia di Mazincerta, che pria i turchi le porte dell'Anatolia e dell'Asia Minore. Nello stesso anno viene eletto doge Domenico Selvo.
In Sud Italia, in quel momento, i Normanni e Altavilla cominciano a interessarsi all'Adriatico e alla Grecia, andandosi a scontrare con gli interessi veneziani. Così, quando nel 1081 i Normanni occupano Corfù, assediando Durazzo, la flotta veneziana interviene al comando dello stesso Doge in soccorso dei Bizantini, e Durazzo viene liberata, per poi venire perduta alla fine dopo una disastrosa sconfitta bizantina. L'imperatore bizantino Alessio I concede comunque come ricompensa ai mercanti veneziani grandi privilegi ed esenzioni in tutti i principali porti e mercati dell'impero, incrementando enormemente il volume dei traffici per Venezia. La guerra contro i Normanni procede a sfavore degli alleati veneto-bizantini e ben presto la posizione del Doge, diventato disprezzato per la sua aspirazione di rendere il ducato ereditario, diventa insostenibile e nel 1084 viene destituito e rinchiuso in convento. Il nuovo Doge, Vitale Falier, interviene con più decisione contro i Normanni, sconfiggendoli in battaglia e costringendoli alla difensiva, fino a quando i Normanni sono costretti ad abbandonare le posizioni raggiunte e ritornare in Puglia. Al Doge, l'imperatore bizantino concede allora il titolo di Duca di Venezia, Dalmazia e Croazia. La morte nel 1089 di Demetrio, ultimo re croato, porta all'unione della sua corona con quella ungherese. Venezia ha ora un nuovo potente vicino, e nel 1094 la presenza del Doge, del Patriarca e dell'imperatore Enrico IV si tiene la solenne consacrazione della nuova Basilica di San Marco.